la prima industrializzazione nasce da queste famiglie come Crespi, come De Magistris. Non dimentichiamo che gli stabilimenti qui sono stati inaugurati niente meno che dal Duce all'epoca. Può essere antipatico o fastidioso, ma quello è. Qui dove stiamo parlando adesso, questo risale niente meno che a cavallo del 700 all'800. Qui c'era un mulino, qui si svolgeva un'attività prevalentemente agricolo-industriale. Per tutta la vita i nonni dei vostri nonni hanno lavorato la terra. La De Magistris, quando è stata costruita ed è arrivata in questa cittadina, in questo paese, è stata proprio la novità. Le fabbriche, quelle poche che c'erano, con la sirena davano il tempo della città. Suonava la sirena, si sapeva che si doveva andare a lavorare, le 7 del sì. mattino. E con la sirena di mezzogiorno si sapeva che si tornava a casa. Si faceva l'abbinamento di juta con carta, con una spalmata di bitume, poi dopo si tagliava la taglierina e queste donne cucivano il sacco. Anzi, certi sacchi che pesavano anche col prodotto 50 kg, si chiamavano tirati, si facevano da poterli prendere in questo modo qui. La fabbrica faceva i cordami, ma poi ha deciso di fare anche della carta. Facevano due tipi di carta, una era quella che si usa in edilizia, bitumata, no? C'era la carta sotto e sopra stendevano quel bitume che c'è ancora anche adesso, che mettono intorno alle case per isolarle. Questo catrame che si scaldava per poter incollare sopra questa carta faceva questo fumo e non c'erano gli aspiratori. Alle donne, agli uomini gli veniva la tosse, si intasavano tutti, allora i primi scioperi che fecero a De Magistris furono proprio fatti per dire al datore di lavoro: no, la gente non può lavorare in quelle condizioni lì, alle macchine devi mettere le protezioni e devi mettere delle cappe che aspirano.